questi versi. Leggi cercando ciò che io persi. Brami promesse, dolci parole. Ma questa storia non parla d'amore. Rinuncio al calore dei sentimenti. Ricordo il dolore dei tradimenti. Ascolta chi mosso d'avidità ha aperto il suo cuore all'oscurità. Lui che saluta e si mette a sedere con fare tranquillo e disinvolto. Lei che lo accoglie ma senza sapere che con le maschere c'era il suo volto. Come il più astuto degli adulatori potrebbe attirare le sue simpatie. Questa è la storia del ladro di cuori e questa è la prima di mille bugie. Lei che è tranquilla sorseggia il bicchiere, parlando di sé al suo cavaliere. Sorride felice tenendo nascosto il desiderio che sia quello giusto. E tra menzogne e dolci bugie, concatenate come poesie, il nostro attore, abile scaltro, va raccontando la vita di un altro. La vita di uno dei suoi personaggi, con forti idee, passioni sincere. Parlando con gioia dei suoi mille viaggi, pieni di storie che non sono vere. E ipnotizzata con sguardi e parole, lei non si accorge del suo fine oscuro. Perché nel profondo lui sa cosa vuole, una storia con lei, ma senza futuro. Sento il respiro del nostro cattedro. Sento il respiro del... Sento il respiro del nostro cattedro. Arriva la sera. Lui mostra un sorriso che nasce dal nulla. Così sul suo viso, un sentimento non programmato porta il ricordo di chi aveva amato. Riaffiora un frammento di sofferenza di chi aveva un volto e ora ne è senza. Di mille bugie che hanno colmato il vuoto del cuore che gli hanno rubato. E osserva così per la prima volta quella persona che aveva davanti. È bella, simpatica, e chi li ascolta direbbe che sembrano proprio due amanti. Lei che lo nota inizia a arrossire, poi lo ricambia con una risata. Lui si stupisce, non riesce a mentire e ammette che è stata una bella giornata. Si chiede chissà se non ci sia spazio per la verità, se non ci sia modo per ricominciare, se non ci sia modo per lui di cambiare. Entra nel letto, ormai è troppo tardi, ma in quegli istanti si sente più vero. L'amore non è fatto per i bugiardi, ma per una volta si sente sincero. Entra nel letto, ormai è troppo tardi, ma in quegli istanti si sente più vero. L'amore non è fatto per i bugiardi, ma per una volta si sente sincero. La loro storia ormai era infetta. Tra amore e tristezza lui la stringeva. Aveva davanti la donna perfetta, ma lei amava un uomo che non esisteva. Allora, è mezzanotte e mezza, sono qui in studio. Quando uscirà questo video probabilmente la canzone sarà già uscita con un video. Non lo so se verrà bene o male, so soltanto che adesso sto smattando. Sto facendo tutto quanto da solo. Qua ho messo una lucina per staccarmi dallo sfondo. Questa lucina qui per staccarmi ancora di più con il controluce. Era scuro, quindi mi sono messo questi due LED qui. Sto facendo le riprese.
Eccomi qui. Ciao. Ciao. E quindi, niente, pianoforte, ora lo metto lì e faccio tutte le parti suonate. Spero venga bene. Spero venga bene perché sono tante cose in cui mi sto mettendo in gioco. Non è soltanto il video, non è soltanto il montaggio, non è soltanto la musica, non è soltanto il disegno, è un po' tutto quello a cui tengo. E spero che si riesca a vedere dal video quanto ci tengo. Fatemi sapere se è così. Per ora devo solo continuare a girare.